che siete. Oggi faremo un unboxing dei giochi PSX, visto che siete dei cazzo di feticisti degli unboxing. Per tutti i feticisti dell'unboxing. Grazie a PlayStation, al mercatino degli affari di PlayStation Generation, ho potuto acquistare tutti i giochi tranne Suikoden 2, che io ho amato nel periodo PlayStation e che non ho mai posseduto in copia originale, ma solo in copia di backup, purtroppo. Non per mia scelta, ma perché non si trovavano, Dio cane? Non si trovavano, Dio cane. Cominciamo. Oh, vediamo un po'. Ah, bravo il ragazzo come l'ha venduto. Me l'ha incastrato ben bene. Con una mano sarà Mission Impossible. Aiuto, ho fatto un danno. Cominciamo a guardare cosa esce. Speed Freaks. Un gioco alla Mario Kart della Funcom. Ma che spacchi i culi, cioè, se non fosse mai uscito Crash Team Racing, questo era forse il top. È un pelino sotto Crash Team Racing, ma è di un pizzico proprio. Anche per via della mancanza di personaggi come quelli di Crash, per l'appunto. Questa è una perla da possedere per forza. Soul Blade, l'attuale Soul Calibur. Questo è uno dei primi capitoli della serie. Anzi, non proprio il primo. Negcon. Questo era un controller per il picchiaduro della Namco. Che prima o poi mi comprerò. Comunque, il Soul Blade per me è il top. È stato il top e rimarrà il top. Ovviamente sul Calibur 2 è il migliore della serie. Però questo ha fatto storia, non c'è che dire. Con Voldo in copertina poi. Shaolin. Questa a molti non dirà niente, ma è un picchiaduro con sezioni di ruolistica. È fantastico. Cioè, praticamente tu cominci che sei un ragazzino coglioncello e diventi il più grande combattente Shaolin, oppure il più grande delinquente del gioco. È fantastico. Veramente è un gioco che mi ha appassionato tantissimo. Peccato che ce l'avevo in versione americana. Infatti ora ho recuperato la palla, sicuramente forse tra i primi CD che metterò dentro la PlayStation. Tommy Macchina Rally. A molti non dirà niente. Questa era l'alternativa a Colin McRae. Tommy Macchina è un altro pilota di rally. Per l'appunto quello che guida, come possiamo vedere dalla copertina, la Mitsubishi. La Mitsubishi Lancer. Mentre Colin McRae guidava la Ford. La Ford Focus. Questo gioco è alquanto trash, perché ha delle sequenze totalmente trash nel sistema di guida. È molto strano. È un incrocio tra Sega Rally e un Colin McRae. Però con parecchi bug, parecchio scrauso, però mi ha sempre divertito. Quindi per quello lo posseggo. Forse qualche volta ci farò qualche gameplay. Apocalypse. Questo è un must da possedere dell'Activision. Con Bruce Willis. Io ho sempre pensato che si basasse sul film L'esercito delle 12 scimmie. Poi più o meno il concetto è lo stesso. Almeno l'aspetto visivo sembra quello. Che dire di questo gioco? Sto qua è uno sparatutto. Un twin stick shooter, ma nemmeno un twin stick shooter. È uno shooter button up che si sale. Camuffato in 3D, da sparatutto 3D. Ma è semplicemente uno shoot 'em up. Però era fighissimo sia per la storia. Cioè, forse la meccanica era molto semplice, ma la storia ti ha. Il fatto di sconfiggere le varie furie è fantastico. Cioè, mi ha sempre. L'ho sempre adorato sto gioco. Mi ha sempre dato un impatto emotivo molto forte. Nonostante che non fosse un capolavoro, sia chiaro.
Overblood 2. Questo vorrei un Overblood 3, cazzo. Cazzo. Questo che cos'è, non era sto gioco? Mentre tutti stavano dietro a Final Fantasy 7-8. Io stavo dietro questo gioco. Non lo so spiegare, questa è una... Tu sei un coglione di softball, di un gioco di calcio. Praticamente Final Fantasy X con le caratteristiche peggiori, la storia di Final Fantasy X con una trama un po' più trash anni 90 d'azione. Però concettualmente è lo stesso personaggio che è un giocatore di calcio spaziale che si ritrova inguaiato in varie cose, c'è la storia d'amore. La storia è essenzialmente uguale a Final Fantasy X, infatti mi è sempre venuto il dubbio che Final Fantasy X avesse copiato la storia da questo. Però ovviamente fatta meglio fino a farsi 10 di questa. Però questa è una piccola perla, anche perché c'aveva la meccanica, mi ricordo, delle pistole e degli stivali. Cioè, secondo gli stivali che ti montavi, potevi fare varie operazioni, tipo congelare l'acqua, riscaldare il pavimento, congelare il pavimento, poi sparavi elettricità, anche con le scarpe, se non mi sbaglio, facevi elettricità. Non mi ricordo bene perché ci ho giocato, ero molto piccolo quando ci ho giocato, però mi ricordo che c'aveva delle meccaniche da paura. La grafica e i controlli erano meh. Però l'idea di gioco era bellissima. Io che adoro, essendo appassionato di game design, guardo più che la sostanza tecnica, guardo proprio il lato dell'idea di gioco. Che poi non è mai realizzata bene, non me ne frega un cazzo. Più o meno tutti questi giochi che vi ho fatto vedere, le meccaniche di gioco o l'idea di gioco, il concept dietro, sono fantastici, per quelli li ho adorati. Tecnicamente, se non ne avete mai sentiti parlare, perché sono effettivamente dei giochi meh. Un po' così. A parte su Coden 2 che è un capolavoro. Che purtroppo non lo vedrete in questa. Ok. L'ultima tranche, va. Aiuto. Ve li metto così. Earth of Darkness. Non ho trovato la versione quella normale, ma va bene comunque. Io voglio solo giocare al gioco. Vi giuro che non lo trovo da nessuna parte sto cazzo di gioco, non si trova più. Solo emulato, ma a me emularlo mi rompe il cazzo. Ho visto mille gameplay, però stavolta lo voglio giocare io, non ne ho fatto un cazzo, l'ho sempre desiderato da quando sono bambino. Ho sempre visto in vendita 10€, ma non so perché non l'ho mai voluto comprare. Un run and gun qui contro cazzi è questo. Altro che Cuphead. Cool Brothers 2 per me è l'apoteosi dei giochi di snowboard per PlayStation. Cioè, dopo di questo, il nulla più totale. Questo è fatto dalla Web System. Guardate che bello. Questo per me è il top. Anche le meccaniche arcade sono fatte benissimo. Poi non si sa perché quegli stronzi di Deck Nine hanno preso in mano il progetto. Hanno sfornato quelle merde di Cool Brothers 3 e Cool Brothers 4. Come potete vedere, Idle Minds sono attualmente i Deck Nine, che la loro abitudine è sempre prendere sterie altrui e tramutare. Ultimamente hanno preso Life is Strange in mano. Chissà come è venuto quel Life is Strange nuovo. Comunque, questo Cool Brothers 4 è una cacata colossale. È una cagata colossale. Mentre Cool Brothers 2 rimane il capolavoro assoluto. È l'ultimo gioco. Final Fantasy, che forse dai giochi da PlayStation mi piace di meno, però che ho voluto possedere in copia originale. Perché comunque il suo perché era più semplificato. A me non mi ha mai colpito più di tanto questo. Tu dici, perché l'hai comprato? Perché è da avere. Io c'ho sia il 7, ora non ve li mostro. C'ho sia il 7 che l'8. Mi andava di possederli tutti e tre per completezza. Però io sono un fan accanito dell'8. E il 7 mi piacciono più le meccaniche di gioco che la storia, perché la storia non ci ho ancora capito un cazzo. Anche se ho visto i gameplay, il 7 non ci ho ancora capito un cazzo. Questa la storia è noiosissima. Io sono arrivato
Lo abbandonai nel punto in cui bisogna andare alla città, dove comincia tutta la storia, però. Se il gioco dura parecchie ore finché arriva la parte clou, mi fa cadere le braccia. Chissà se lo riprenderò mai in mano. Chissà. E niente. Questa. Per voi feticisti, questo era il mio unboxing dei miei acquisti dal marchettino di PlayStation Generation. Spero vi sia piaciuto e ciambawamba, alla prossima!